Sarà in Sud Tirolo ad affrontare la Fidelisandria nella semifinale di Coppa Italia. Il Teramo lascia la competizione rimediando una netta sconfitta contro gli Altoatesini allo stadio Bonolis per 3-0. Guidi fa turnover per quanto possibile ai Notte Carrarese, lasciando inizialmente in panchina Aziz Osmanovic e Malotti. Mungo in campo, così come Bernardotto, a cui l'infortunio di Birligea non dà possibilità di riposo. Voltan testa subito i riflessi di un rientrante tozzo tra i pali e sarà proprio Voltan poco dopo a portare avanti il Sud Tirol. L'esterno semina diversi biancorossi prima di entrare in area dalla sinistra ed infilare sotto l'incrocio la rete del vantaggio. La reazione del Teramo arriva al tredicesimo con un tiro di Montaperto, ma gli avversari con combinazione Voltan-Moscati fanno ancora venire i brividi ad Arrigoni e compagni. Al 21esimo Meli insegue Montaperto che crede di poter agguantare il pallone, che poi rimanda verso il centro area, dove però non c'è nessuno pronto ad appoggiarlo in porta. Alla mezz'ora Odogu semina Pinto, si invola verso la porta con diagonale che Tozzo si allunga ad allontanare. Poco dopo Arrigoni di testa non infila per poco involontariamente un cross di Voltan nella sua porta. Sulla ribattuta Candellone trova invece Tozzo a chiudere lo specchio. Gli Altoatesini continuano a crescere di livello. Candellone al 38esimo non trova la porta. Specchio che trova invece Vinetò al 42esimo, quando tocca quanto basta di testa un pallone già colpito da Malomo in piena area, con qualche dubbio sulla posizione dell'ex Giulianova. La ripresa vede Guidi provare ad inserire subito Malotti ed Azmanovic per tentare di cambiare qualcosa. Il Teramo tiene maggiormente il possesso, ma non riesce a creare grandi occasioni. Ci prova Malotti dalla distanza con Meli pronto alla ribattuta. Lo fa anche Rosso poco dopo, sempre trovando l'estremo difensore ospite. Il Sud Tirol appare in controllo e prima della mezz'ora trova anche il gol del definitivo 3-0. Rover dalla distanza fa partire un tiro che Tozzo sembra poter controllare. Il portiere invece forse ingannato dalla traiettoria con palla che si infila in rete. L'errore dell'estremo difensore manda di fatto i titoli di coda al match. Guidi fa poi riposare Bernardotto facendo entrare Di Dio. Per il resto le squadre vanno già in modalità campionato. Il Teramo infatti domenica prossima avrà una sfida salvezze importante da giocare in casa della Carrarese.